Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Il quintetto di André Filosofia al Valenzano Symphony, ma è un quintetto ormai rodato che da anni porta avanti un progetto, perché più che naturalmente cantare le canzoni di André è un progetto di conoscenza molto interiore, ma anche la conoscenza degli uomini stessi, credo che sia proprio questo. Sì, in effetti il quintetto di André e la Filosofia da 5 anni porta avanti un progetto legato ad uno studio dei testi e delle canzoni di Fabrizio De André e ovviamente alla loro esecuzione. Tutta l'umanità, tutto il patrimonio filosofico nascosto nelle canzoni di De André, noi cerchiamo in qualche modo di riportarlo al pubblico con degli interventi tra gruppi di canzoni che leghino i temi e in qualche modo aiutino anche l'ascoltatore a penetrare in questo meraviglioso mondo di Fabrizio De André. Come nasce proprio questa idea? Perché nasce naturalmente forse proprio da te, che sei anche un professore, un docente, no? E che quindi naturalmente vai a scavare spesse volte in quella che è la filosofia e che sembrerebbe tanto lontana da noi se pensiamo ad Aristotele e altre persone, ma in realtà poi alla fine la sentiamo veramente vicina e la sentiamo vicina attraverso anche questi personaggi come De André. Esattamente questo. Io sono convinto che la filosofia non sia semplicemente un sapere astratto, ma è soprattutto uno stile di vita. E che la filosofia è ovunque, da una canzone a una poesia a qualsiasi cosa che ci porti in una dimensione di riflessione critica verso noi stessi, verso il nostro modo di vivere. A volte le canzoni di André sono dei pugni allo stomaco e lasciano interdetti come una pagina di Aristotele o di Platone. Ecco, cerchiamo di coniugare questo shock che ci danno certi testi con una riflessione su quello che quei testi possono dirci a noi e aiutarci a vivere meglio. Vediamo questa filosofia proprio nel contesto del 2021, nel contesto di 2 anni, un anno e mezzo, ma quasi 2 anni, che sono stati veramente pandemici e terribili anche per il nostro essere uomini, no? La nostra crescita personale, dobbiamo dire, perché forse siamo un po' anche caduti, no? Un po' in basso. Ecco. Nel testo di André, qual è che sceglieresti e soprattutto qual è forse quella riflessione più forte che ci può portare a credere anche in più noi stessi? Ma io credo che non ci sia un'unica canzone. Credo che ognuno possa trovare all'interno di quello che ha sperimentato in questi 2 anni, dentro l'universo musicale di De André, la propria riflessione, la propria canzone. Quello che però è interessante è che questa pandemia, ammesso che sia passata, perché non dobbiamo abbassare mai la guardia, ha portato tutti di fronte al nostro rapporto con il tempo. E questa vita frenetica, questa vita convulsa che noi abbiamo, di agende piene, di impegni, si è arrestata. Ecco, questo arrestarsi del tempo è una dimensione filosofica per eccellenza. Ed è André che a un certo punto ha comprato un casolare in Sardegna per allevare mucche e coltivare i campi, sapeva benissimo che questa dimensione del tempo ha anche un ciclo che è naturale e che noi dimentichiamo, perché pretendiamo di dominare il tempo quando invece dovremmo essere semplicemente lasciarci andare alla dimensione vissuta, esistenziale e personale del tempo. Questo è il senso. C'è una donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Hey! Credo anche il fatto che spesse volte ci sono come delle ballate, no? Quindi un ritornello che ritorna sopra naturalmente tante note e forse anche questo che ci permette a volte di fare una riflessione, no? Cioè non scappa via, ti ripete
si ripropone e ti ripropone a te di guardarti forse attraverso questa musica e queste parole. Questo è esatto, questa è una bella riflessione, tant'è vero che la musica ha una dimensione ciclica che in qualche modo innesta la nostra esistenza non in un percorso lineare, ma in un percorso che si riavvolge su se stesso e ci riporta anche a sedimentarci, a sederci. No? Quando noi ci sediamo per ascoltare la musica, in realtà non camminiamo, non proseguiamo, però non è che siamo morti, siamo estremamente vivi, ma siamo vivi in un modo diverso da quando ci spostiamo da un punto a un altro per fare qualcosa. Questa magia della musica ci permette di capire che il tempo ha tante dimensioni e non è semplicemente qualcosa che scorre in un modo rettilineo, ma è qualcosa che è contorto, si arrovella, ci riporta indietro a volte, perché De Andrea usa tantissimo la memoria e l'espediente anche del racconto post, cioè del racconto come dimensione della memoria. E questo è un tema importante che dovrebbe sempre essere tenuto presente quando noi pensiamo che la nostra vita sia semplicemente uno scorrere di attimi. La nostra vita non è uno scorrere di attimi, è anche uno stare, anche un tornare indietro, anche un progettare. È tutto qualcosa di molto più complesso. Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Con una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Perfino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sangue e l'amor profano. De Andrea è stato sicuramente uno dei primi cantanti a cui ci siamo avvicinati tutti da ragazzi. È stato un percorso per tutti coloro che amano musica, per tutti coloro che amano la canzone d'autore italiana. Un percorso della scuola genovese, quindi tutti i cantanti che sono cresciuti con lui, in cui tutti noi diciamo, abbiamo comunque costruito chi più chi meno i nostri piccoli interessi musicali. Tra l'altro De Andrea ha sviluppato molto anche alcuni percorsi artistici anche molto, molto sentiti, perché è ovvio che lui con la sua musica, con tutte le sue sperimentazioni, anche perché ha portato avanti anche percorsi artistici di livello, nel dar voce attraverso le sue canzoni anche agli ultimi, e infatti sono frequenti anche nelle sue canzoni i richiami a tutti coloro che chiaramente emarginati, piuttosto che chi vive in situazioni di difficoltà. E quindi è stato un cantante con una forte vocazione sociale, un forte richiamo evocativo che ancora oggi nelle generazioni fortunatamente viene portato avanti. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiori, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. André mi accompagna dalla primissima adolescenza, quindi è una voce che mi ha sempre parlato, e quando ho avuto la possibilità di entrare in questo gruppo per me è stato un enorme onore, quindi mi ha sempre parlato e adesso in qualche modo cerco di raccontarlo come posso nel mio piccolo, portando le sue donne negli spettacoli. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. In
innanzitutto è una sfida ogni volta che si canta De André, perché è molto difficile. Sembra una voce insomma, con questi toni, questa timbrica molto scura, però in realtà anche lui aveva un modo di scandire le parole ed avevo, io l'ho visto diverse volte dal vivo e veramente era impressionante. E ho avuto la fortuna anche di conoscerlo personalmente e devo dire che insomma io sono cresciuto con le canzoni di André da quando avevo 14 anni, insomma. Mi ricordo quando uscì il disco Rimini e mi misi lì a cominciare a suonare tutti i pezzi e poi stando molto dietro appunto anche alla voce, al suo modo di interpretare, si cerca di avvicinarsi il più possibile, anche se è una sfida impari, perché in pochi anche in Italia cantano De André, perché si rischia sempre di stravolgere la canzone. Io cerco di, sì, appunto, di portare un po' lo spirito dell'uomo oltre che insomma la canzone, perché insomma sono sempre stato affascinato dalla persona, dall'uomo appunto, oltre che dal cantante. È stato un artista che si è sempre rinnovato continuamente. E poi le canzoni sono diventate dei classici, è come avere un'enciclopedia in casa, no? C'era un critico, diceva, di qualunque cosa, non mi ricordo il nome di questo critico, ma di qualunque cosa si parli ci si può mettere un verso di De André, no? Sembra strano, ma ecco perché proprio la sua ricerca è stata sull'uomo, oltre che sulla canzone. Ombre dei muri, muri dei mainè, donde ne veni, dove le cane, dacci tu duva luna, se mi stranua, e a natta una puntu, cutero a gua, e a monta l'aso, che resto dio, o diavolo un se, o se gaffetto mio, ne sciultimo doma, po' sciughe o se d'audria, a fontana di cumbe, intaccate pria, e io ho sempre amato De André, è uno dei miei cantanti preferiti, insieme sicuramente a Lucio Battisti, anche se so benissimo che sono due generi completamente diversi. De André è un poeta, è un filosofo, è un cantautore, un artista a 360 gradi, mi ha sempre affascinato fin da piccola. Certo, da piccola c'erano canzoni che amavo di più, mi ricordo mio fratello le cantava, la voce che gli somigliava anche, e le cantavamo in macchina, La guerra di Piero, poi Carlo Martello. Poi ho cominciato ad ascoltarlo meglio, a conoscere anche quelle, diciamo, le canzoni un po' più complesse, e lo amo veramente tanto, veramente mi piace. Abbiamo cercato anche di istruire nostro figlio e per un certo periodo, pur essendo un bambino, ha gradito, insomma, ora poi comincia a sentire generi diversi, quindi, però mi piace tantissimo, sì. Che bello caffè, vuoi carci lo sanno fa, caricetta che ci cirine, la compagno di cella, ciattate mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizia, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Se nel fondovallo il lupo diventa un fatto di cronache e di tensioni, il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, guarda la situazione dell'area protetta e ai progetti di difesa attiva portati avanti da più di 5 anni in un territorio di 36.000 ettari, dove ci sono 13 branchi riproduttivi con circa 80 esemplari, molti dei quali nell'area casentinese. I risultati con il progetto di difesa attiva ci sono stati, ha dichiarato Luca Santini, presidente del Parco. Nelle 6 aziende del parco che operano in un territorio a stretto contatto con quello dove si muovono i lupi, non c'è stato nessun caso di predazione negli ultimi 3 anni e 2 sono stati i casi negli ultimi 5 anni che grazie ai cani non sono stati portati a termine. Sono circa 30 le aziende che si sono attivate con il piano di difesa attiva del parco, che vede al centro il ruolo del cane da guardiania, a cui si aggiunge il riparo notturno degli animali al pascolo e recinzioni particolari. I cani sono pastori maremmani abruzzesi che per linea genetica hanno una predisposizione alla gestione e alla difesa del gregge dagli assalti dei predatori. Il parco fornisce
fornisce agli allevatori i cuccioli, incomodato, e il necessario per il loro sostentamento. Li segue con esperti nella crescita, educandoli a non vedere nell'uomo una minaccia per il gregge, favorendo così la convivenza con l'attività escursionistica che è importante nel parco, ma fornendo anche indicazioni all'uomo sul comportamento che deve tenere con appositi cartelli allorquanto si appresta ad attraversare un territorio dove il cane da guardiania è presente. Ma ai lupi, all'esterno dei confini del parco, si aggiungono anche quelli ibridi e il controllo non è semplice. Una buona serata a tutti quanti, ben trovati con la pagina dell'Osante insieme a Sandro Senesi per la nostra crescita personale. Sapete ormai tutti quanti che Sandro Senesi è un motivatore, Sandro Senesi è un coach, dobbiamo crescere, ma io vorrei avere per me 7 minuti e mezzo per poter raggiungere un po' di tranquillità, un po' di piace, un po' di goduria, se vuoi, chiamiamola anche così, ma veramente qualcosa che mi renda felice. È possibile nella vita? 7 minuti e mezzo sono facili da trovare, no? Noi bisogna cercare di trovare 7 minuti e mezzo particolari. E a questo proposito mi piacerebbe fare un gioco con te e con chi ha voglia di seguirci. Allora, durante insomma, i miei studi sulla ricerca del benessere mi sono imbattuto in un personaggio singolare che sosteneva di aumentare la durata della vita di ogni singola persona di 7 minuti e mezzo. Diceva letteralmente: vivrete 7 minuti e mezzo in più a lungo di quanto avreste vissuto altrimenti. Questo solo per aver partecipato a questo incontro. E anch'io vorrei fare questo regalo. So che ci sono scettici, a partire da Fabrizio, dalla Stefanella, ma come si dice, la matematica non è un'opinione. Teniamo a mente questi 7 minuti e mezzo. Inoltre c'è anche un'altra missione speciale che consiste nel capire come spendere questi 7 minuti e mezzo in più che avremo ogni ora, no? E credo che dovremmo fare qualcosa di insolito, di particolare, visto che insomma sono 7 minuti e mezzo di bonus che non avremmo avuto comunque. Allora, io non so quello che succederà e non so neanche che cosa mi farai, perché 7 minuti e mezzo in più, naturalmente, ogni ora della vita, cioè capisci che sono tanti, è roba, soltanto 10 ore sono 70 minuti, voglio dire, quindi non è che è poco. Però, per esempio, ho capito solo una cosa e posso sbagliarmi, che da questo momento devo smettere di rimandare tutto quello che io naturalmente a volte ho per abitudine, perché se continuo a rimandare questi 7 minuti non posso andare avanti, rimandare mi tira indietro, sbaglio? Ormai ho pochi segreti. Allora, questa cosa che è venuta fuori è proprio perché io sono, il mio punto debole, la mia fissa è quella della procrastinazione, del rimandare, no? E per questo motivo cerco più informazioni possibili per sconfiggere questa caratteristica, no? Che magari personalmente mi dà particolarmente fastidio. E a tale proposito mi sono informato su quali fossero i rimpianti più frequenti espressi dalle persone quando sono letteralmente sul letto di morte. E i primi 5 rimpianti sono: numero 1, vorrei non aver lavorato così tanto. Numero 2, vorrei essere rimasto più in contatto con i miei amici. Numero 3, vorrei essere stato più felice. Al numero 4, vorrei avere avuto il coraggio di esprimere il mio vero essere, il mio vero io. E al numero 5, vorrei aver vissuto una vita fedele ai miei sogni e non a quelli che gli altri si aspettavano da me. Ora, in questi primi 5 rimpianti non c'è traccia sul fatto di aver perso tempo. Anzi, si può intuire che alcune forme sane di perdita di tempo avrebbero aiutato ad avere meno rimpianti. Ad esempio per chi ha detto che ha lavorato troppo, oppure che ha perso contatti con gli amici. Allo stesso tempo ci sono delle categorie di persone che vivono la loro vita con 5 caratteristiche diametralmente opposte. Dicono di avere cambiato le proprie priorità,
di non avere paura di fare ciò che li rende felice, di avere cambiato il loro modo di rapportarsi con gli amici o con la famiglia, di capire meglio chi sono veramente e di dare un nuovo significato allo scopo della propria vita. Questi punti sembrano essere esattamente l'opposto dei rimpianti di cui abbiamo parlato in precedenza. Queste persone appartengono alla categoria di coloro che hanno subito dei traumi gravi. In particolare, ci sono degli studi dove gli scienziati hanno individuato dei percorsi definiti di crescita post-traumatica. Di solito sentiamo parlare di disturbi post-traumatici, ma alcune persone pare che diventino più forti e più felici dopo un evento traumatico. Gli studiosi quindi ci dicono che dopo un fatto di questo genere non siamo condannati solo a soffrire indefinitamente, possiamo anche usare quello che ci è successo come un trampolino di lancio per liberare le nostre migliori qualità e condurre una vita più felice. Sembra che in qualche modo un evento traumatico possa sbloccare la nostra capacità di condurre una vita con meno rimpianti. Ora però, benissimo tutto quello che mi hai detto, spiegami come funziona, perché qui a questo punto dobbiamo vedere la strategia messa in atto. 7 minuti in più nella nostra vita, ogni ora. 7 minuti e mezzo abbondanti. Allora, gli scienziati affermano che esistono 4 tipi di forza o resilienza che contribuiscono alla crescita post-traumatica. E ci sono attività scientificamente provate, convalidate, che possiamo fare ogni giorno per costruire questi 4 tipi di resilienza, senza la necessità di avere subito un trauma, senza essere per forza stati investiti da un tir, mettiamola così. Potrei dire quali sono questi 4 tipi di forza, ma dal momento che all'inizio ho promesso i 7 minuti e mezzo di bonus, è necessario che questi esercizi, più che ascoltati, vengano eseguiti. Ed ecco il primo. Scegliamone uno tra alzarci in piedi e fare 3 passi, oppure stringere i pugni con forza e alzare in alto, più in alto che possiamo, per 5 secondi. Va bene anche fare entrambe le cose. Questo primo punto vale per la crescita fisica, cioè il nostro corpo può sopportare più stress e guarire se stesso più velocemente con dell'attività fisica. Ogni singolo secondo che non passiamo non seduti, stiamo attivamente migliorando la salute del nostro cuore, dei nostri polmoni e del nostro cervello. Quindi bastano anche questi piccoli movimenti per dare uno stimolo, ok? Anche la seconda prova ha 2 esercizi a scelta e possono essere completati entrambi. Il primo consiste nel fare schioccare le dita per 50 volte consecutivamente, così. E l'altro contare indietro da 100 con intervalli di 7, 100, 93, 86 e via dicendo, ok? Anche qui possiamo farli entrambi. In questo secondo punto vale per la resilienza mentale, il che significa che avremo più concentrazione mentale, più disciplina, più determinazione e forza di volontà. È dimostrato che la forza di volontà è come un muscolo, più la si esercita e più diventa potente. Quindi affrontare una piccola sfida senza arrendersi, anche di poco conto, assurda, come quelle che abbiamo visto in questo momento, sono importanti e scientificamente valide per aumentare la nostra forza di volontà. Adesso il numero 3. Facciamo una rapida ricerca su internet di immagini di un cucciolo di animale, che sia un gatto, un cane, un elefante, ha poca importanza. Queste immagini hanno il potere di intenerirci e quello che stiamo testando è la resilienza emotiva, il che significa che abbiamo la capacità di provocare emozioni potenti e positive come la curiosità o l'amore che sentiamo ad esempio nel guardare questi cuccioli. Un segreto che sta nella ricerca della letteratura scientifica
è che se riusciamo a provare 3 emozioni positive per ogni emozione negativa nel corso di un'ora, di un giorno, di una settimana, miglioriamo notevolmente la nostra salute e la nostra capacità di affrontare con successo le problematiche o i casi che quotidianamente ci capitano nella vita. Questo rapporto è chiamato appunto rapporto di emozione positiva 3-1. Anche per l'ultimo punto, per il quarto punto, si può scegliere tra stringere una mano a qualcuno per 6 secondi o inviare un rapido ringraziamento tramite SMS, email, Facebook o quant'altro. Un'altra chicca: stringere la mano di qualcuno per 6 secondi aumenta drasticamente il livello di ossitocina nel flusso sanguigno. Abbiamo già parlato degli effetti dell'ossitocina, ciò significa che stringendo la mano siamo preparati biochimicamente per piacere e aiutarci a vicenda. La gratitudine e meglio ancora il contatto stimolano la nostra resilienza sociale, il che significa che in realtà riceviamo e doniamo più forza ai nostri amici, ai nostri vicini, alla nostra famiglia, alla nostra comunità. Se avete completato con successo le 4 missioni, io posso completare con successo la mia missione di elargire i 7 minuti e mezzo di bonus. L'ultima nozione scientifica: le persone che aumentano regolarmente questi 4 tipi di resilienza, fisica, mentale, emotiva e sociale, statisticamente vivono 10 anni in più rispetto a tutti gli altri. Fantastico questo, però ho capito soltanto che è una cosa tecnica. Allora, facciamo un cioè tutti questi ripeto. Atteggiamenti che io devo fare, cioè il pugno chiuso, alzarli, cioè sono... Vanno a stimolare queste quattro forze, queste 4 resistenze, no? E messe tutte insieme ci regalano questi 10 anni. Comunque vediamo un attimo di riepilogare. Allora, se raggiungiamo regolarmente il rapporto di 3 emozioni positive contro una negativa, se non stiamo seduti fermi per più di un'ora alla volta, se contattiamo una persona cara una volta al giorno, se stiamo affrontando piccoli obiettivi per aumentare la nostra forza di volontà, vivremo 10 anni in più a lungo rispetto a quello che è la vita media normale. E considerando che l'aspettativa di vita media è di 78 anni, ogni singolo anno in cui aumentiamo i 4 tipi di resilienza che abbiamo visto, stiamo effettivamente guadagnando 46 giorni di vita in più. Il che significa che ogni giorno guadagniamo 184 minuti di vita. E ogni singola ora in cui potenziamo i 4 tipi di resilienza che abbiamo appena potenziato, abbiamo guadagnato circa 7 minuti e mezzo di vita in più. Quindi la mia promessa è stata mantenuta, bisogna provare a questo punto. Però perdonami, a questo punto c'è da capire come trascorrere questi 7 minuti di vita bonus, no? Visto che sono 7 minuti e mezzo veramente speciali, il mio suggerimento è quello di passarli a fare qualcosa che ci rende felici, che ci fa sentire fisicamente attivi, che ci mette in contatto con qualcuno a cui teniamo, che ci fa affrontare una piccola sfida. Usiamoli per aumentare la nostra capacità di recupero, in modo da guadagnare più minuti ancora. Possiamo farlo ogni giorno della nostra vita. La scienza ci rivela queste informazioni, ma naturalmente nessuno di noi conosce il futuro e quello che ci accadrà. Di una cosa però possiamo essere sicuri: se seguiremo quanto ci hanno insegnato gli studiosi, quando arriverà il momento non avremo nessuno dei quei 5 rimpianti che avremmo visto all'inizio, perché avremo avuto la forza e la capacità di condurre una vita più appagante. E magari con 10 anni in più troveremo anche il tempo per rimandare qualche cosa di noioso o antipatico. Ah, questo è un gioco comunque che è possibilissimo farlo. La domanda che ti faccio è: ma quanto deve durare, cioè, questo gioco che io faccio, per quanti giorni, i famosi 30 giorni, per acquistare verso me stessa anche naturalmente il piacere? Poi non avrò questi naturalmente 7 minuti e mezzo di vita, perché però questo miglioramento personale, di crescita personale, penso che si possa ottenere. Ma dopo quanto me ne accorgo? Allora, i 30 giorni
che noi prendiamo come riferimento, ma non necessariamente devono essere 30, qualcuno parla di meno, qualcuno ancora di più, sono per prendere un'abitudine, ok? Quindi se io per 30 giorni bevo un bicchiere d'acqua tutte le mattine, se io per 30 giorni tiro sempre sui pugni in questa maniera, perfetto, qui, poi, okay. poi dopo è una cosa che verrà, è un'abitudine che prendiamo, e come tutte le abitudini viene automaticamente, a quella tot ora farò queste determinate cose, ok? Quindi e quello è per instaurare questa abitudine. Quando farlo, secondo me l'ideale è sempre, no? A meno che non ci sia qualche cosa che ci ostacola, per cui è particolarmente difficile, se no sono azioni che alla fine del salmo ci stimolano e ci fanno anche bene. Io una di queste è mandare un SMS di ringraziamento, no? Quanto è poco costoso e bello allo stesso tempo, no? Dire oh guarda, mi ha fatto piacere, grazie, sia per chi lo manda che per chi lo riceve. E queste qui, voglio dire, sono abitudini che poi dopo potrebbero essere anche importanti. Si vive meglio. Guarda, veramente abbiamo trovato quindi questa piccola soluzione, questa piccola tecnica per vivere meglio, per allungare la nostra vita di 7 minuti e mezzo all'ora. Le disabilità possono diventare delle risorse e far nascere un libro. Lo sa bene l'associazione Crescere. Ecco quindi una scrittrice, Manuela Violi, i ragazzi di Officina 104, con disabilità intellettiva e cognitiva nella veste di disegnatori, e una gallina, che diventa protagonista di una fiaba, Carmen Sita, che ora è a disposizione online, scaricabile gratuitamente per tutti i bimbi sul sito dell'associazione. Un giorno praticamente mi è venuto in mente che, siccome loro hanno anche degli animali e io praticamente ricevo tutte le settimane delle uova, e ho adottato una loro gallina, e quando Mario venne da me disse: come la vuoi chiamare questa gallina? Dico: Carmen Sita. Mi è venuto in mente di scrivere questa storia su questa gallina che è la protagonista, e l'ho chiamata volutamente Carmen Sita, e mi sono riagganciata un po' alla mia storia personale e un po' a questa gallina che ho adottato, insomma, così. E quindi dopo, come ho finito questo racconto, la prima cosa che mi è venuta in mente è di passarlo alla Faustina, perché non mi interessava né di pubblicarlo, né di partecipare a concorsi, né niente. Cioè, mi è venuto subito in mente che era una cosa che poteva essere utile per loro, e gliel'ho subito passata, e lei mi ha detto: guarda, sì, ce la vogliamo sopra subito. A me mi ha riempito di immensa gioia questa cosa qui. È una realtà che tutti conosciamo, che noi come amministrazione comunale sappiamo il valore, appunto, dell'impegno che viene messo naturalmente dalle educatrici, dagli insegnanti. I ragazzi hanno fatto appunto i disegni, l'abbiamo insomma impostata, impaginata e quant'altro, quindi abbiamo reso un ebook. È una cosa che riempie di gioia. In Casentino il contratto di Fiume H2O ha preso forma con una iniziativa che si è legata a Puliamo il Mondo. Decine di sacchi di rifiuti sono stati rimossi, quindi si può ben dire missione Arno Pulito compiuta. E oggi è presente un bel numero di persone che rappresentano sia le istituzioni, diverse istituzioni anche locali, sia tante associazioni e tanti cittadini che stanno dentro al percorso partecipativo di H2O, perché un contratto di fiume è proprio questo, è un'attività, un coinvolgimento delle comunità locali attorno al fiume, in questo caso per pulirlo da queste plastiche che purtroppo abbiamo rinvenuto in maniera pesante in questo tratto di fiume a seguito di un evento di piena. E stiamo appunto lavorando insieme per pulirlo e renderlo più bello, più fruibile, più vivibile, ma anche per fare in modo che queste plastiche poi non vadano a valle, quindi non coinvolgano i paesi abitati di poppi, e via via non arrivino fino al mare, dove si trasformano in microplastiche e poi ce le ritroviamo dentro gli alimenti, dentro le nostre tavole,
oppure influenzano la vita delle tartarughe marine. Ci siamo mossi tutti insieme, quindi consorzio di bonifica, pescatori, Legambiente, proprio per far fronte a questa situazione che è una situazione purtroppo straordinaria e che andava in qualche modo contenuta. Assolutamente siamo contenti dell'adesione, perché vuol dire che le persone sono sensibilizzate sull'argomento, anche se purtroppo succedono ancora queste cose. E la quantità di materiale che i volontari stanno conferendo è realmente significativa, purtroppo, ma non soltanto per lo sversamento di plastica che c'è stato, ma anche per altri rifiuti che si sono trovati, rifiuti ingombranti, pannelli, eccetera, che si sono cavi elettrici, che si sono trovati nel nostro percorso. I livelli ora in questo momento sono abbastanza alti nella norma per il periodo di marzo. E la preoccupazione che abbiamo, o comunque quello che abbiamo notato fino ad ora, è che intorno ai sassi ci sono un sacco di depositi che si sono, diciamo, incastrati fra le pietre e che sicuramente nel periodo di luglio-agosto, quando i livelli saranno più bassi, emergeranno e faranno rendere ancora più un'idea di quella che è il disastro che, diciamo, si è creato con questa situazione. Il nostro controllo, diciamo, giornaliero lungo le sponde, anche come associazione ma anche come guardie ittiche volontarie, diciamo, e anche comunque con qualche testimonianza di ciclisti e podisti che comunque frequentano la ciclabile, ci hanno reso, ci siamo mossi subito per intervenire e comunque andare a avvertire gli organi e gli enti preposti, diciamo, che potessero, diciamo, inizialmente risolvere e portare l'attenzione della cosa, e diciamo, almeno per ora siamo partiti, quindi l'idea è quella di continuare. Il consorzio ha organizzato insieme ai comuni del territorio, alle associazioni ambientalisti, alle associazioni locali di pescatori ed altre, questa giornata di raccolta delle plastiche nel fiume Arno. Plastiche si sono liberate a seguito di un intervento alluvionale che evidentemente non erano messe nel posto giusto. Lo abbiamo fatto, anche se non era la nostra mission, non era la nostra attività istituzionale, diciamo così, la raccolta dei rifiuti lungo i corsi d'acqua, per dare anche un segnale forte alla popolazione, alla gente, del rispetto che bisogna avere per i nostri corsi d'acqua, per i nostri fiumi. A questo noi ci teniamo, anche perché con gli interventi che stiamo facendo ormai da anni, sono quasi 10 anni che il consorzio opera, abbiamo sistemato nel limite possibile le sponde e i torrenti, i fiumi del nostro comprensorio. A seguito di queste manutenzioni stiamo vedendo con molta soddisfazione che anche c'è maggior rispetto da parte dei cittadini. Sono sempre meno i rifiuti che rinveniamo negli alvei, che rinveniamo nelle sponde di fiumi, e quando si rilevano queste situazioni riteniamo giusto, un dovere quasi, intervenire a supporto di chi ha questa sensibilità. Parecchi sacchetti di plastica, tra l'altro più o meno tutti uguali, quindi non si capisce da dove possono essere arrivati. Sacco di plastica, sacco di buste bianche, si è trovato, parecchie. Loro lo sanno, già da scuola lo sanno che le cose, e poi noi si insegna che la roba non la devono mai buttare in terra, ma sempre nei cassonetti o nei cestini. E così, speriamo che tutti facciano così. Abbiamo trovato questa roba, non è la sola, perché altra roba ben più importante, che addirittura proprio inquinante, e lungo il fiume via via la raccogliamo, però onestamente devo dire che non ce n'è tanta, perché già qui siamo venuti a fare la pulizia prima del nylon, frequentemente passiamo da qua, e io come associazione Civitas ho organizzato appunto un giro di persone che abitualmente vengono qui, o in bicicletta o a piedi, per cui gli abbiamo fornito la pinza gratuitamente, per cui loro prendono e raccolgono quello che possono raccogliere. Ecco. Poi abbiamo trovato una parte di una bicicletta, le gomme, le bottiglie, molta inciviltà. Plastica, residui di colazioni con tanto di lattine, metallo, e più o meno la roba che abbiamo trovato è stata questa. E niente.
da questa. Sì, sì, tanta. E tanta ancora ce n'è da togliere, soprattutto dalla sponda, nell'altra sponda. E speriamo di poter ritornare e farci e dare una mano. L'associazione Tennis Bibbiena si prende le soddisfazioni che si merita e dopo la bella vittoria nel campionato invernale di prima divisione, ora, con Claudio Grassi, il campione italiano a cui è affidato il settore scuola e il settore agonistico, punta in alto con una bella squadra, ma con l'entusiasmo e maestri grandi professionisti è riuscito a ridare vigore anche alla scuola. Ad oggi, come accennava, abbiamo circa 110 ragazzi. 20, altri 20 che sono diciamo agonisti e fanno già un pochettino più attività, chi regionale, chi nazionale. Abbiamo 5 squadre under, 4 squadre nel campionato affiliate, di cui la squadra di punta è la Serie C, che ieri abbiamo fatto l'esordio, abbiamo vinto 6-0 in casa, quindi diciamo un primo passo per la nuova rincorsa al campionato di promozione per la Serie B. Abbiamo atleti che comunque già si sono messi in evidenza, come Francesca Del Corto, che ha vinto i campionati provinciali di quarta categoria, Agnese Calzolai, che è finalista under 12 a livello nazionale di un torneo come il Lemon Ball, che è uno dei tornei di prospettiva più importanti a livello italiano. Diciamo che siamo contenti di questi primi 6 mesi del mio arrivo, ma ripeto, merito di tutto lo staff che sta lavorando in continua condivisione degli obiettivi. E tra l'altro il comune di Bibbiena farà prossimamente un importante investimento sulla struttura fissa, su questa dove siamo adesso, facendo un investimento di circa 800.000 euro per l'efficientamento energetico, quindi mettendo a disposizione poi dell'associazione un ambiente che sarà totalmente climatizzato sia dal punto di vista caldo che freddo. Una bella soddisfazione per l'UPI Policiano con la sua organizzazione, il sindaco Emanuele Ceccherini di Ortignano Raggiolo, che ha visto la partenza di oltre 210 atleti arrivati per l'ottava edizione della mezza maratona del Casentino nelle due gare competitive, quella di 12 e di 20 km. Al traguardo di Ortignano, nella 12 km ha vinto Lorenzo Mari dell'UPI Policiano, al secondo posto Cristian Taras della Polisportiva Rinascita Montevarchi e al terzo Alessandro Tartaglini, sempre dell'Unione Sportiva Policiano. Il traguardo femminile della 12 km è andata a Virginia Leonardi dell'UPI Policiano, al secondo posto la compagna di squadra Veronica Nocentini, mentre al terzo posto si è classificata Angela Ceccarelli della Filirun Team di Subiano. Nella 20 km i primi 3 posti sono tutto appannaggio dell'Unione Sportiva Policiano, testa a testa fino alla fine fra Graziani e Krivoshev. Nel finale, visto il successo dello scorso anno, Emanuele Graziani con il tempo di 1:09:30. In campo femminile a vincere Valentina Mattesini dell'Unione Sportiva Policiano, al secondo posto Deianira Rodriguez del Vissa Cortona e al terzo posto Anna Nanu dell'Atletica Rimini Sant'Arcangelo. Il prossimo appuntamento per il Grand Prix sarà lunedì 10 aprile con la 21esima Parco Corsa al Parco del Pionta ad Arezzo. Il Casentino guarda le nuove generazioni e i giovani perché sappiano apprezzare la vita nella sua interezza, senza artifici. Il papà Gianpietro Ghidini ha risposto alla chiamata portando la sua testimonianza, incontrando giovani, incontrando genitori e educatori. Ma io mi sono trovato 9 anni fa, poco più, sopra un fiume. E mi avevano appena raccontato che in quel fiume mio figlio Emanuele di 16 anni si era buttato ed era annegato dopo aver preso una droga sintetica. Sopra quel fiume io avevo 2 possibilità, buttarmi anch'io o provare a trovare un altro senso alla mia vita. Mi sono accorto quella notte di quanto avessi speso il mio tempo, la mia vita, i miei anni, pensando di aver assolto il mio compito di padre, non facendo mancare nulla di materiale ai miei figli, i bei vestitini, la buona scuola, la casa grande, poi una ancora più grande, non accorgendomi che forse mio figlio, Emanuele in questo caso, non aveva bisogno di quel papà perfetto che gli dava tante cose, voleva un papà vero, autentico, con le sue fragilità, che piangesse con lui e che lo ascoltasse. Ecco, da allora non mi sono buttato e ho deciso di provare a combattere per salvare almeno un altro giovane. E ho capito che io in questo modo posso trovare un senso non solo alla mia vita, ma anche alla morte di Emanuele. Oggi ai genitori, gli stessi genitori che ti rappresentano in pratica, stamattina avevi i ragazzi, sono 2 dialoghi comunque diversi.
Ma diciamo che alla fine il dialogo converge tutto in un'unica direzione, che è quella di sfuggire all'idea che il mondo ci vuole mettere nella testa di cercare la felicità. La felicità fatta di cose, di riempirci, di avere sempre di più. E questa trappola ci cadiamo sia noi adulti che i giovani. Quello che raccomando a entrambi è quello di cercare un'altra parola, che è la serenità, quella pace interiore, quello star bene, che ti fa star bene con te stesso, ma anche con gli altri. Ecco, credo che quello sia il vero traguardo di ogni famiglia, di ogni persona. Se io sono sereno, e allora posso ascoltare mio figlio. Se io, per riempirmi di cose, arrivo a casa pieno di preoccupazioni e porto in casa i veleni che ho raccolto nella strada e mi scarico tutte le mie rabbie sui miei figli, come posso creare un dialogo? Che cosa ti ha colpito oggi nei ragazzi? Perché i ragazzi è un dialogo, quindi rispondono, chiedono. Che cos'è proprio nella giornata di oggi qui a Bibbiena che hai incontrato proprio dentro questi ragazzi? Beh, hanno fatto tutti tante domande, questo mi ha colpito, domande anche profonde, intime, ma la cosa che mi ha colpito di più sono i loro occhi lucidi, i loro respiri, la loro attenzione quando parlavo di Emanuele, quando parlavo di un padre ferito, ma di un padre che alla fine gli aveva lanciato una scommessa, che io provavo a dimostrargli che non solo noi possiamo sopravvivere a qualsiasi dolore nella vita, ma che anzi, partendo da quel dolore, da quella difficoltà che incontriamo, noi possiamo trasformarla in un'opportunità per essere migliori, per crescere, per diventare adulti. È una gioventù che si può salvare o si è già salvata? Io credo che siamo noi adulti che ci siamo persi, la maggior parte di noi si è persa dietro quello che io chiamo la vera bestia che è entrata dentro di noi. La bestia cos'è? La convinzione che noi dobbiamo rincorrere la sicurezza economica a tutti i costi, a discapito degli altri, l'importante è che sto bene io e la mia famiglia, e ci dimentichiamo di chi ha bisogno. E questa illusione, perché è un'illusione, nel momento in cui accade qualcosa che tu non hai previsto nella tua vita, ecco che arriva il crollo. Io credo che dobbiamo affidarci, non pensare solo a noi stessi, smettere di puntare le dita per dare giudizi, ma tendere la nostra mano per aiutare chi ha bisogno, e questo è il cammino che sto provando a fare. Centro Creativo Casentino nasce perché il problema dei giovani e dei meno giovani e soprattutto anche dei piccoli è l'inizio di un percorso di vita, e se questo percorso inizia bene probabilmente promette bene. Quello che dicevamo stamani era quello proprio di stare attenti, di seguirli, di lasciarli vivere ma di lasciarli anche controllati, oppure di stare attenti a cosa chiedono. Ecco, è per questo che siamo qui per questo evento importante, con queste testimonianze di un padre importante che sta girando e spendendo la sua vita per raccontarci un'esperienza, perché dall'esperienza si deve crescere. Quindi una testimonianza toccante, toccante stamani per i ragazzi delle scuole, perché proprio per il loro futuro, per questo insegnamento che non è un insegnamento didattico, è un insegnamento di sentimenti, di comportamento, di umanità, e tante volte è molto più facile attraverso un'esperienza vivere e conoscere attraverso l'esperienza di chi ha vissuto. Quindi sono insegnamenti, giornate importanti, giornate che hanno un cotè triste ma hanno un cotè in cui viene fuori questa forza, la forza sua e la forza che sta insegnando a tutti noi, e questo è forse quello che dovremmo dare, la parola coraggio, la parola credere, per questo forse che anche C3 come conoscenza e credibilità vogliamo continuare a portare avanti sui giovani. Un cammino che fa C3, un cammino che fa anche il Lions Club. Sì. Dunque, questa mattina è stata una cosa molto molto interessante, i ragazzi sono stati attentissimi e, come diceva appunto, avevano anche gli occhi pieni di lacrime, ma anche noi adulti avevamo questo sguardo velato dal pianto, perché era veramente una cosa molto molto commovente. La cosa che io ho espresso è questa, che noi Lions, che siamo attenti ai bisogni di tutte le persone che si trovano in difficoltà, siamo attenti agli ultimi, siamo attenti alle persone che si trovano nelle calamità, però il nostro pensiero è sempre rivolto ai giovani, e quindi facciamo eventi che possano loro consentire di vivere una vita, diciamo, migliore, lontano, diciamo, da eventuali cose che possano danneggiarli. Ho spiegato loro che il papà Gian Pietro le diranno delle cose
che praticamente serviranno a loro per fare apprezzare ancora di più la vita e soprattutto ho fatto loro una raccomandazione di non sprecarla, di non sciuparla e le ho anche invitati a dire tutte le loro cose in famiglia e ho detto che quando loro sbattono la porta e escono di lì devono stare molto attenti perché sanno quello che lasciano, l'amore dei loro genitori, ma non sanno quello che trovano e sicuramente all'esterno ci sono anche delle insidie che le potrebbero rovinare. Un C3 completamente pieno di persone, Nicola sta guardando l'orologio perché naturalmente qui il tempo corre ma soprattutto c'è bisogno di parlare con loro, di raccontare, di raccontarsi, di far sentire i propri sentimenti. No? Esatto, la storia di Gian Pietro è una storia meravigliosa perché il suo racconto parte dal cuore e parte da un vissuto che può dare e essere di insegnamento sia per i ragazzi sia per noi genitori. Per qualsiasi genitore la cosa più bella, come diceva Gian Pietro, è vedere realizzati i nostri figli, però a volte magari anche noi abbiamo metodologie sbagliate, non ci fermiamo a sufficienza, non ci fermiamo ad ascoltare. E quindi gli spunti di miglioramento che darà Gian Pietro valgono sia per i ragazzi che per noi genitori e quindi questa è una cosa sicuramente molto bella. A chiudere tutto questo cerchio chiamo Virgilio Badì per un motivo, perché Virgilio nonostante tutto è sempre quello è sempre colui che osserva da fuori, naturalmente come Lions anche in questo caso, ma osserva e poi naturalmente coordina tutto quanto e guarda e comprende anche tutto quello che può essere successo e quelle che ci sono le nostre necessità. Beh, questo è uno di quegli eventi che dovrebbero essere riproposti anno dopo anno, perché è la gran massa di persone che accedono a questi eventi, siano essi studenti, siano essi genitori o comunque adulti, hanno necessità, secondo me, proprio necessità di conoscere la storia di questo ragazzo, ma soprattutto la storia di questo padre, perché da questa storia può nascere davvero un'umanità completamente diversa. Questo è un evento importante, lo vedrete anche voi e lo vedranno anche chi seguirà questi eventi perché oggi è il 2003 eventi che si sono succeduti in questi anni con oltre 400.000 persone, siano essi adulti o ragazzi, che lo hanno seguito. Credo che da queste 400.000 persone nascerà davvero un'umanità diversa, completamente diversa. E poi abbiamo l'amministrazione comunale di Bibbiena, Francesca Nassini, sempre presente agli eventi, soprattutto quando si parla anche dei giovani, no? Sì, questa è una giornata veramente importante per il nostro comune, per il nostro territorio, quello del Casentino, perché come sapete è iniziata questa mattina al Teatro Dovizi, dove il teatro ha ospitato i ragazzi delle scuole medie di Bibbiena e dove Gian Pietro ha dato la sua prima testimonianza. È proprio importante e noi abbiamo dato il patrocinio con molto entusiasmo, proprio perché è un evento dove non si parla di giovani, ma si parla con i giovani e questo è secondo noi il valore aggiunto dell'evento di questa giornata, che si conclude poi nell'incontrare i genitori, insegnanti, ci sono molti professori presenti, altrettanti bambini come stamattina, quindi io penso che una giornata come questa rimarrà senza dubbio nelle coscienze di molti di noi. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna accoglie ogni anno i volontari da tutta Italia e anche fuori confine. E dopo il secondo turno, da tutto esaurito, ci si avvicina a quelli dei mesi successivi, che sono anche questi quasi al completo. È un progetto che ormai sono 10 anni che noi gestiamo come cooperativa Inquiete e che in questi anni è cresciuto e si è sempre più tematizzato. Quindi stiamo riuscendo, grazie anche a un nuovo tipo di promozione, a dare risalto a ogni singolo turno cercando di renderlo unico e magari dedicato a una specie, dedicato a un habitat, dedicato. Ora abbiamo per esempio a aprile e maggio turni dedicati agli habitat acquatici in collaborazione con l'antica acquacoltura Mulin di Bucchio, in cui insieme ai volontari andiamo a fare delle azioni concrete sul campo di conservazione della biodiversità, sui pesci nel caso specifico. A settembre avremo il cervo, durante Bramito facciamo il censimento a Bramito del cervo e poi ogni mese un turno, quindi ci saranno turni brevi e turni lunghi distribuiti in tutto l'anno. Volontari nel parco, mi iscrivo perché? Per acquisire nuove conoscenze, esperienze, per prendere anche della conoscenza delle persone sul posto,
è sicuramente un'esperienza da fare, assolutamente. Sono uno studente di biologia e quindi esperienze di questo genere direi che sono da fare per forza. Serve anche per veicolare un messaggio che è quello di un approccio diverso che l'uomo deve avere nei confronti della natura. Quindi c'è un mondo che per la maggior parte è vegetale, che permette la vita a quello 0,3% che è animale, per lo più sconosciuto a tanti.